Signori, benvenuti in una nuova puntata della Let's Technic 4. Raga, queste due puntate, ultime due puntate che ho fatto, abbiamo ottenuto varie cose, tra cui tutte queste cose, per andare a fare per l'appunto il Terrestrial Agglomeration Plate, che purtroppo Terrestrial Agglomeration Plate, eccolo qua, che purtroppo ci chiedeva, a parte tutte queste cose, queste due cose. Questo si fa con un multiblocco, che faremo? In realtà, raga, è indifferente, se lo facciamo prima o dopo, vabbè. Comunque, facciamo prima questo. Abbiamo bisogno dell'emergency coolant, che si ottiene dal fluid mixer. Che si ottiene dal gelide cryotium, che dovrei riuscire a fare col melter. Che l'alloy furnace dovrei averla fatta. Comunque, cioè, ragazzi, servono troppe cose. Troppe cose. Allora, andiamo con ordine. Innanzitutto ho sistemato la applied con uno storage bus, vediamo tutte queste cose, quindi adesso possiamo comunque gestire l'applied in un modo un po' migliore. Storage bus che si fa in questo modo un po' stronzo, che prima non potevamo fare perché non avevamo l'alluminio, e poi non potevamo fare questo perché non potevamo lavorare il platino. Comunque, in generale, adesso possiamo fare tutto quanto, tutte le cose. Allora, prima di tutto ci recuperiamo un coil, perché il coil ci potrebbe servire per i vari macchinari, prima di tutto. Poi, seconda cosa, andiamo a controllare che cosa ci serve a noi. Noi stiamo cercando di fare il agglomeration plate, e lo mettiamo da questa parte. Per farlo ci serve il blocco di hardened thermalloy, che si ottiene tramite l'hardened ingot thermalloy, che si ottiene nel fluid transposer tramite l'energized thermal alloy, che si ottiene nell'energetic infuser, quindi dovremmo fare l'energetic infuser con queste cose qua, col mixed thermal ingot. Quindi dobbiamo fare il l'enderium, quindi prima di tutto dobbiamo andare a fare l'enderium, che si fa nel fluid transposer, se non sbaglio, qui dal lead platinum alloy ingot, che si può ottenere tranquillamente dal l'induction smelter e l'energetic e l'ender e resonant ender. Quindi per fare il l'enderium utilizzeremo, allora, prima di tutto dobbiamo vedere se ender l'ender pearl può essere smeltata tramite la lava all'interno della all'interno della tinker. Quindi andiamo a prendere questo e questo e ci mettiamo da questa parte dove c'è il fluid transposer. Tra l'altro, fluid transposer che, ok, facciamo così, facciamo pure uscire i liquidi, se solo ci fosse, inserisci qui, facciamo uscire tutti i liquidi. Perché non esce? Ok, potrei fare con i bucket forse e poi andare a svuotarlo manualmente, non ne ho idea. No, non posso farlo. Ah sì, ok, vediamo. No, me lo fa prendere, però non me lo fa XP. Scusa un attimo, eh. Allora, proviamo a fare il Tome of Knowledge, perché mi sembra strano. Tome of Knowledge. Ok, vediamo se così funzioni.
Vabbè, dobbiamo sprecare due secchielli della... Vabbè, non mi interessa. Allora, questo lo togliamo, lo mettiamo di qua. Poi facciamo Shared Tank Melter, messo magari in un punto giusto, mettiamo qua. Facciamo Auto Input, prendiamo un altro po' di conduit, questo possiamo anche buttare dentro, non ci serve più. Questi conduit qua, facciamo così, così, estrai, inserisci. Quindi innanzitutto dobbiamo fare lead e silver, se non sbaglio, era lead, non so, ne facciamo un po', tipo mezzo stack, vediamo. Questo togliamo e gli facciamo fare, anzi, gliela facciamo proprio mandare direttamente all'interno del fluid transposer, quindi gli diciamo di inserirle qui dentro. Vediamo se succede la magia. Perché non succede la magia? Perché inert ingot? Fermo, 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 fermo. Scusa un attimo. Fluid transfer, lead platinum alloy, induction smelter. 3D. Ah, è un platino, fanculo, stavo sbagliando. Vabbè. Facciamo così, così. Prendiamo altri due di questi e il platino. Non so perché ho preso il lead effettivamente. Poi facciamo uno e due. Dovremmo riuscire a tenere il Thermalloy, Lead Platinum Alloy Ingot. In questo modo, con il Resonant Ender, ne facciamo, boh, usiamo 16 Ender Pearl, le facciamo smeltare. Non so quanto tempo voglia, ma in realtà potrei fare anche così. Così almeno fa più in fretta. Vediamo la magia, ok. Cuocimi anche queste Ender Pearl. Thank you very much. Iniziamo già a ottenere i primi lingotti di Enderium, così ci leviamo dalle palle anche un po' di rotture di balle. Enderium ingot. Oh, Dio grazia. Dagli ultimi 4. Ok. Quindi piano piano mi farà tutto l'Enderium, ma non ci servirà solo l'Enderium, ci servirà anche il Lumium, che è nel Fluid Transposer con l'Energized Glowstone, che si fa col Tin Silver Alloy, quindi Tin più Silver. Togliamo tutto, andiamo a fare proprio così, queste le buttiamo qui dentro e prendiamo Silver e Tin. Ne facciamo un po', giusto per avercele a portata di mano. Aspettiamo ovviamente che finisca il Resonant Ender e poi andiamo di Glowstone, sempre lo stesso tanto di Glowstone, quindi 1, 2, 3, 4 di queste, dovrebbe essere la quantità giusta. Facciamo così. Questo lo togliamo, li buttiamo pure qui dentro, otteniamo 16 Enderium Ingot, adesso mi sta facendo il Lumium, perfetto. Uno. Allora, fammi vedere, ce ne servono 9. Per farne uno abbiamo bisogno di 9 di questi lingotti. Per fare 9 di questi lingotti abbiamo bisogno di 3 crafting di questi, quindi 9, 9 Enderium, 9 Lumium e 9 Signalum. Ok, quindi ci stiamo abbastanza bene. Quindi facciamo così, questi li possiamo anche mandare al secchio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, anche questo Enderium lo buttiamo. Aspettiamo ad avere almeno 9 di Lumium, sperando che la Glowstone ci basti, ma dovrebbe bastarci, sì. A voglia, 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 voglia. Perfetto. Poi devo andare a prendermi la felpa. Ok, 9 lingotti di Lumium. Infine gli facciamo finire ovviamente l'Energized Glowstone e andiamo a controllare cosa vuole il Signalum. Signalum vuole il Shibuichi Ingot che si ottiene... Copper più silver. Copper più silver. 1 e 2. E andiamo a, ovviamente, queste le buttiamo qui dentro, a prendere un po' di redstone. Sempre la stessa quantità, senza fare, diciamo, troppe magie strane. Facciamo così. No, mi sa che sta per finire la lava. Allora, aspetta un attimo, facciamo una cosa molto intelligente. Molto intelligente. Intelligente. Prendiamo questo.
mettiamo dentro. No, stronzo. Tu non ti devi collegare. Soprattutto è troppo vicino al fluid transposer. Quindi facciamo così e così. Perfetto. Quindi buttiamo altra redstone. Lui sta facendo il signalum. Perfetto. Ok, raga, abbiamo tutti e tre i lingotti che praticamente ero un attimo restio a volerli fare subito. Quindi Enderium, Lumium e Signalum. E datemi anche, diciamo, non datemi ragione secondo voi. Porca miseria. Tutti questi tre lingotti li dobbiamo trasformare in plate, tranne il wireless crafting terminal, che quello non penso non si trasformi in una plate. Perfetto, quindi Lumium, Signalum ed Enderium insieme fanno il Megazord. No, insieme fanno il Megazord, l'invincibile robot. Allora, facciamo un po' di pano, perché ho un po' di fama. Non posso farlo, sir. Allora, mangiati un po' di cooked chicken. Thank you. Infine, facciamo così, così. Queste le buttiamo dentro. Bim. Mixed Thermal Ingot. Dobbiamo farlo, dobbiamo buttarlo dentro l'Energetic Infuser. Mamma mia, ma dimmi te se qualche cazzo di problemi ha quello del creatore del modpack, veramente. Allora, vediamo cosa ci manca. Già che ci manca il machine casing, io voglio morire. Uno e due. Almeno questi li puoi fare. Poi, Energetic Alloy Gear. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Perché stai calando di frame? Non ho capito. Ok, Energetic Infuser. Cosa ci manca? Il Reston Reception Coil. Cos'è che voleva il Reston Reception Coil? Advanced Coil, 2 Gold Rod, 2 Redstone, 4 Redstone, bla bla bla. Quindi facciamo così. Poi Gold Rod, 1 e 2. Fine, Coil. Vuole l'Advanced però, se non sbaglio, vuole questo. Vediamo se possiamo farlo. Perfetto. Abbiamo tutto. Abbiamo tutto, tutto, tutto. Allora, se non erro, però tanto devo andare su per mettere l'energia, per dargli l'energia. Allora, facciamo così. Così. E acceleriamo. Quindi qui dentro dovrebbe finire il nostro Redstone Reception Coil. Ah, very good. Questo non c'è un modo più semplice per farlo in futuro, no? Neanche per idea, vero? No. E vabbè. Grazie, devo dire. Ok. Quindi abbiamo Redstone Reception Coil. Vediamo cosa ci manca. Alla fine il Machine Frame. Per fare il Machine Frame abbiamo bisogno di cose un po' particolari, ovvero Aluminium Sheet Metal. E per fare quelle, quante ne vuoi? 8. Ok, quindi 8 lingotti di alluminio fatti a plate praticamente. Perfetto. Mamma mia, raga. Voglio morire. Voglio morire. 8. Acceleriamo un attimino. Non vedo l'ora di poter automatizzare tutte queste cose. Che scusa? Ok, 8 plate, perfetto, quindi ci mettiamo qua così almeno non disturbiamo, 1 e 2, perfetto, l'alluminio te lo riprendi, poi abbiamo bisogno di Invar Scaffolding, e ce li abbiamo ma non so quante ne servono in realtà, fai vedere, 4! Ma che cazzo di culo che c'ho? Meno male. Poi 6 hardened glass.
Ma siamo seri, ma davvero? Non è possibile. 8 steel sheet metal. Ne ho 5, va bene, non è un problema. Una plate mi basta perché 3 ce li ho già, quindi non dobbiamo aspettare molto. Effettivamente, raga, lo so che questa cosa è abbastanza fastidiosa, cioè di me che salto da una zona all'altra, però non posso farci niente, raga. Purtroppo siamo obbligati a farlo almeno per il momento. Quindi facciamo steel sheet metal 8. Infine un platinum block. 6. Ma qua non stiamo parlando dei gruppi degli anni 70. E poi aspetta, cosa che voleva lui? Il processor circuit board. Ok, vuole uno di questi, che non so perché ne ho tanti, e una platinum plate. Perfetto. Mamma mia, cioè, guardate tutto il casino. Ed è metà del lavoro che dobbiamo fare. È metà del lavoro che dobbiamo fare. Ma una volta che possiamo fare quel cacchio di Metallurgic Infuser con tutto il resto delle cose della Mechanism, raga, avremo svoltato perché avremo praticamente, diciamo, potremo automatizzare molte cose. No? Vediamo. 40, 50, 60, 70, 80, 100, 90, 100. Perfetto, no? Processor circuit board. Quindi andiamo a fare la struttura multiblocco che ci permetterà, Fernet branca, che ci permetterà di ottenere il basic machine frame. Quindi steel scaffolding sotto, hardened glass in ogni lato e aluminium sopra. Ok, quindi non dovrebbe essere neanche molto complicato da costruire. Allora, abbiamo detto steel sopra, quindi così. Hardened glass qua, hardened glass qua, hardened glass qua, hardened glass. Sì, uno in ogni lato. Ok, no, ma mi stavo un attimino preoccupando. Più 8 di questi. Un hardened glass qua, saltiamo e buttiamo. Un solo machine frame per noi, che è quello che ci serviva. Ah, tra l'altro era anche una quest. Quindi facciamo così. But I can see myself that way. Please don't forget me. Energetic infuser. Ora andiamo a vedere le quest, perché molte quest ci danno dei reward importanti, tra cui un Resonant Conversion Kit e una Red Print, non so perché. Poi l'Energetic Infuser, che invia Augmented to Repair Tools, ok, non mi interessa. Ci fa fare il fitto, bro, Black. Dimmi che non posso Black Lotus. No, vabbè, raga, questo sta male. Cioè, non mi serve a niente, tra l'altro. Cioè, mi serve solo. Mamma mia. No, vabbè, raga. Lui sta male. Reinforced Upgrade Kit potrebbe interessarci. Compactor, Make Plate and Gears. Sì, lo voglio, assolutamente, assolutamente sì, lo voglio. Mamma mia, no, cosa ho appena fatto? Ho eliminato uno di questi. Vabbè, comunque adesso non ci interessa, raga, perché dobbiamo fare
Ma la posso mettere anche qua. E fare così. Lui molto lentamente. 1000 RF? Cosa? Da dove ti stanno arrivando 4000 RF, scusa? Dai cavi, probabilmente. Ok, Energized Thermal Alloy. Perfetto, perfetto. Allora, io andrei a controllare anche le quest relative ai lingotti, perché facendo claim all dovremmo mettere le mani su alcuni lingotti interessanti. Tra l'altro, adaminite. Perché dovrei portare mitriminite? Boh, magari sono qualche tier strano del... Vabbè, comunque, Energized Thermal Alloy Ingot. Oh, so good, so good. So. Un altro Void Metal lo accetto volentieri. Questo, raga, allora possiamo togliere tutto quanto. Questo qua va buttato nel fluid transposer con l'emergency coolant. Dovremmo fare 10.000 millibucket di questo liquido qua. Che per forza di cose dobbiamo passare dal fluid mixer. Per forza di cose, raga, per forza. Quindi ci servirà lo slurry ice, che è etanolo. Che cosa? Ma io non mi devo sfanculare tutta la nuclear craft per fare... No, allora. Qua c'è qualcosa che sicuramente non ci sta dicendo. Allora, questo non lo possiamo fare. No, questo è uno... No, serve per forza di cose il fluid mixer. Ok. Poi lo slurry ice lo teniamo nel fluid mixer tramite il crushed ice che si ottiene nel super cooler tramite l'acqua che vuole tutta questa roba, l'hard carbon, non so neanche se posso farlo. Ah, sì, lo posso fare. Più che altro machine cases non ne ho, chassis o come cacchio si chiama questa cosa qua, non ne ho, perché a parte che ci serve basic plating block, c'è tanta roba, raga, tanta roba ci serve. Va un attimo in bagno. Ok, raga, allora non cago per niente, nel senso il machine cases quello lo dovremmo fare. Ora vi faccio un bel time lapse, assolutamente, dove vedrete a me che andrò da una parte all'altra a craftare gli oggetti. Allora, innanzitutto abbiamo bisogno, facciamo un riepilogo di quello che ci serve. Il fluid mixer sicuramente, no? Perché per fare l'hardened thermal alloy ci serve il fluid infuser con... vabbè, scusate, ci serve il energized thermal alloy con l'emergency coolant, quest'idea del cazzo proprio di mettere, vabbè. Ci serve fluid mixer che vuole Jelly di Cryotium, che questo dovrebbe essere anche fattibile. Questo, aspetta, Eutectic dalla centrifuga. La centrifuga è qualcosa che possiamo fare? In realtà sì, dovremmo poterla fare. Ci serve, diciamo, dobbiamo un attimo impegnarci un po', quindi... Proviamo a fare anche la centrifuga, non si sa mai che ci possa servire in futuro. Poi, abbiamo detto, ci serve l'eutectic sodio e potassio, Cryotium mixture, che si ottiene... Ah, no, devo per forza di cose cuocere, cioè smeltare... Il gelid Cryotium nel melter, quindi ci serve anche il melter, quindi piazziamo il melter, qui la centrifuga la togliamo, quindi melter e fluid mixer, no?
Ora, questo per fare, ovviamente già richiede ottimo, per fare lo slurry ice abbiamo bisogno di un altro fluid mixer, quindi dovremo, diciamo, usare magari più tank, spostare tutte le cose, farle in modo a cioè, contatto, perché ragazzi, no, ci incasiniamo veramente tanto, dovrei distruggere e rimettere il fluid mixer un paio di volte oppure farne diversi. Quindi questo è un altro fluid mixer. L'etanolo, come lo otteniamo? Possiamo fare la centrifuga? No, ok, non serve a niente. Il chemical reactor lo possiamo fare? La risposta è sì. E ci serve l'acqua con il molten sugar, che alla fine è solo zucchero cotto, quindi ci serve un melter e un fluid mixer. E un, no, è un chemical reactor, quindi sono già tre macchinari. Sono già tre macchinari, porca puttana. Il crushed ice invece si ottiene nel supercooler tramite l'acqua. Per fare il supercooler abbiamo bisogno, quindi abbiamo bisogno in tutto di quattro machine chassis. Ragà, io vi taglio, cioè vi taglio, vi faccio un bel time lapse, vi tolgo anche la webcam perché non serve. E ci vediamo fra un pe'.